Ciao ragazze, allora torno con un nuovo video che riguarda un argomento che io amo particolarmente. Sto parlando dello stile vintage. Allora, il vintage è una delle mie passioni più grandi. Questa passione nasce dall'aver ereditato dalla mia nonna diverse cose, e lei ha avuto l'intelligenza di conservare, di non buttare via i capi più pregiati delle proprie figlie. Questi capi che sono stati conservati sono arrivati nelle mie manine. Inizierei con questa meravigliosa capo. Allora, questa è una blusa, come vedete, è una blusa di questo verde molto molto chiaro, è in seta. Vedete che ha sulle spalle questi dettagli di queste ripresine con il bottoncino, le due taschine davanti, i bottoni, anche qui la chiusura sul davanti, collo piccolino, anche questo con i bottoncini. E vedete, vi faccio vedere. È molto molto lunga. Quello che serve è sicuramente una cinta che la possa valorizzare. Utilizzo questa cinta, eccola qua, questo cintone, vedete? Questi ghirigori sul davanti, questo color cuoio, le parti laterali prevedono queste fibbie, e poi invece il retro stona completamente, e vediamo quindi questo panna con i due bottoncini a clip. La camiciola viene sblusata nella parte superiore, per cui si accorcia e quindi risulta molto molto più carina. Un altro abito che adoro è questo qui in seta, assolutamente morbido, morbidissimo. Questo scollo a V che sulle spalle rimane ampia, è più slargata. Sul polso la manichina si restringe e ci sono questi bottoncini. Vedete questi bottoncini neri, luminosi devo dire, e cade semplice, dritta, molto molto semplice. Sulla schiena ci sono poi questi bottoncini, e ci sono ovviamente questi spazi tra i bottoncini che lasciano intravedere comunque la nudità della schiena. Poi, allora, questa è una camicina, in lino. Bianca, come vedete, sicuramente particolare. Ha questi dettagli del collo, ad esempio, così come qui sul davanti, sulle spalle, per tutta la circonferenza. Vedete anche qui sul di dietro, sulle maniche. Ha questo pizzo lavorato, sulle maniche, anche questa plissettatura. Tra l'altro, ciò che la rende particolare è che ha l'attaccatura sul di dietro. Sul di dietro. Sulla schiena, sul di dietro, pare sul sedere. Questo è un abitino di mamma, fatto da nonna, cucito da nonna, anche questo in lino, questo lino giallo. La parte del collo, quindi la scollatura comunque abbastanza accollata, in realtà è stata intagliata a mano da nonna. Una longhette che anche questa indosso solitamente con una cinta sotto il seno. Questo abitino in seta, anche questo era di mamma, anche questo fatto da nonna, in seta, di questo rosa fucsia. È comunque un tubino, una longhetta, anche se ovviamente i tessuti la rendono morbida, non sarà sicuramente un tubino che ci aderisce particolarmente. E la particolarità di questo abito, questa scollatura sulla schiena, assolutamente bellissima, con questa ripresa particolare che cade appena sotto la nuca. Poi, allora, questo è un capo particolarissimo, tanto che non ancora sono riuscita a metterlo. È un gilet, vedete, molto molto avvitato, lungo, di questo tessuto particolarissimo, perché è una sorta di juta, non so come dirlo, di paglia. È particolarissimo ed ha questa fantasia molto molto particolare. Poi è
ha queste traforature che, al posto dei bottoncini, che possono tra l'altro essere utilizzati insomma, come chiusura tramite l'applicazione magari di un nastro particolare o anche di una corda. Questa, allora, ve ne faccio vedere una, ma ne ho almeno 4-5, e anche le altre che ho, le ha fatta mamma, no, nonna, le hanno fatte. Sono state fatte da mamma, non da nonna. Ed è questo maglione in questo cotone, filo di cotone lavorato, con questa rosa sulla destra, in basso, e ha questa scollatura sul davanti e sul di dietro molto molto profonda, vedete? Poi come posso non amare questo stile? Come posso non amare questo stile? Non capisco se è al contrario. No, è giusta. Questa invece era della mia nonna. Mia nonna diceva che faceva furore quando se la metteva, che faceva furore. Allora, è questo abitino, color ciclamino, è molto molto stretto fino all'ombelico. Ci sono proprio all'altezza dei poco sopra i fianchi queste riprese particolari, molto molto belle. C'è la coda che ca la coda fa rica, ciao 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 ciao. La gonna cade assolutamente morbida. Poi, questo abito che è troppo bello. A me fa pensare un pochino agli abiti di Dirty Dancing, per intenderci, come periodo. E c'è questa parte superiore con le bretelline abbastanza larghe, questo ricamo, ecco, di questi fiori che comunque prosegue per tutta la circonferenza sulla parte alta. C'è questa invece poi arricciatura sulla parte alta, quindi appena sotto lo stomaco, e poi c'è la gonna che cade morbida, vedete? Sulla parte posteriore della gonna c'è la cucitura centrale e sulla parte finale, quindi sulla lunghezza, c'è questo ricamo. Sono invasa dai capi. Au! Bluse, questa è una seta rossa. Questa tra l'altro l'indossavo la sera in cui ho conosciuto il mio fidanzato nel 2009. Ha un taglio e una classicità, ma nell'essere sobria, non eccessivamente vistosa, che le consente di essere abbinata a qualsiasi tipo di outfit, dal jeans alla longhetta vita alta, a qualsiasi, veramente qualsiasi cosa, al jeans bianco. Con la battona dura, la battona, oh mio Dio, non so se da voi, vabbè, le battone da noi sono un po' così. Sullo stesso stile, ma con la bottonatura sul davanti, c'è questa blusina, anche questa in seta, color panna, spacchetti laterali. Questa mi piace, ad esempio, vi faccio un esempio pratico, con un pantalone un po' morbido, abbastanza lento, quindi non aderente, e con le bretelle. Cioè, è una cosa che adoro, un outfit bellissimo. Guardate che meraviglia questa maglia. Ce la adoro, la adoro. Seta anche questa, intagliata da nonna, ricamata da nonna, questi pallini e questi fiori. E vedete che sia i bordi delle manichine che della scollatura sono non lisci, ma prevedono questo gioco arricciato, diciamo. Anche questa in seta, semplice, liscia, spacchetti laterali anche qui. E la particolarità di questa maglietta, che in realtà era semplice, senza niente, sono queste perline. Vedete? Che ho cucito io sulle spalle per dargli un tocco un po' più particolare. Per cui eccole qua, vedete? Si comprano in merceria molto tranquillamente e comunque ci consentono di variare un capo abbastanza basic e renderlo più carino, più sfizioso. Una blusa di nonna.
questa era di nonna, e questa blusa è stata presa, cioè, o meglio, io l'ho presa da nonna. Per quale motivo? Ve lo spiego. Allora, nonna ovviamente la indossava in questo modo, quindi con la bottonatura che vedete sul davanti, con comunque un sottogiacca sotto, e molto semplicemente così. Io invece l'ho presa perché ho pensato di indossarla, e di fatto l'ho indossata per diverse occasioni, esattamente al contrario. Quindi io la indosso mettendo la parte che originariamente è stata studiata per la schiena, quindi intera, liscia, senza niente niente, sul davanti, rimane tra l'altro abbastanza collata, mentre la parte che inizialmente era stata pensata per essere per l'appunto indossata sulla parte anteriore, sul davanti, io la indosso sulla schiena, per cui la schiena mi rimane con questa scollatura abbastanza importante e con questi bottoni particolarissimi, originali di non so quanti anni fa, splendidi, splendidi. Questa che era di mamma, questo è un abito che inizialmente era molto molto lungo e che io invece ho fatto accorciare. C'è questo collettino alla coreana con questi dettagli sia sulle spalle che al centro, con questi strass verdi. Si ripetono tra l'altro anche alle manichine. Una lana rasata molto molto leggera, ecco. Ed è bellissima, 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 bellissima. Poi ho due accessori che sono due scialli delle mie nonne. Uno è in questa versione borgogna, bordeaux, vedete? Con le frange sui lati, ed è questa traforatura molto molto larga con queste rose, vedete? È bellissima, questa è bellissima sia come sciarpa che come scialle, è bella perché poi tra l'altro è molto grande, quindi ci si può giocare tantissimo. Voi sapete che io amo gli accessori o comunque i capi con i quali giocare. E questa è un classico scialle da nonna, quindi vedete triangolare, non rettangolare, con le frange anche qui. Ma che anche questo può essere utilizzato come, cioè, in qualsiasi modo, come si vuole, cioè non è che deve essere messo come le nonne così, per intenderci, ma può invece essere messo al contrario, quindi come sciarpona, piuttosto che intrecciarla un pochino, ecco, giocarci. Sono distrutta. Vintage, ma nello stile, non nel loro essere originari di diverso tempo fa. Sono cose che ho acquistato e che comunque mi rimandano un pochino allo stile vintage, quindi ve le mostro ugualmente. Allora, una è questa camiciola. Aspettate. È questa camiciola, vedete? Semplicissima, molto molto leggera, e che ha le manichine un pochino a sbuffo, ma proprio leggere, non c'è non sono troppo pompose per intenderci. Il collo è in questo modo, è un collo alto, liscio sul davanti e con i bottoncini invece sul di dietro. In realtà questa cosa io credo che possa essere giostrata a seconda dei propri gusti, nel senso che io ad esempio preferisco il bottoncino sul davanti, non sul di dietro. Questa camiciola è stata pagata sui 15 euro in un negozio che sta qui e che si chiama Diffusione Tessile e che è un rivenditore delle vecchie collezioni, tra virgolette, di Max Mara, di Max & Co, questi brand, insomma. Un'altra cosa che ho preso nello stesso identico negozio è questa qui, una longuette. È lunga, vedete? Ha questa cinta e ha questa chiusura a doppio petto per tutta la lunghezza, si sviluppa ovviamente con questa scollatura, la spalla molto molto squadrata, la manichina anche tagliata di netto, ed è uno stile molto anni 40,
molto, mi fa pensare alle donne dei soldati, insomma, degli anni 40, un po' al periodo del fascismo, sapete? Mi fa pensare a me tantissimo, proprio tanto, tanto, tanto. Addosso è splendida. Io utilizzo questo capo, sdrammatizzandolo sempre, perché mettere, ad esempio, una scarpa molto seriosa, trovo che sia un po' troppo. Sdrammatizzarla invece con una scarpa assolutamente attuale, trovo che, sia veramente giusto. E io credo di avervi fatto vedere tutto. Spero di non aver dimenticato dei capi, non so dove. Perché mi dispiacerebbe tantissimo, ma non credo. Bacio. Ciao ragazze.